Amici sportivi, bentornati a un nuovo appuntamento con Neve Sport, lo spettacolo della neve oggi si trasferisce nell'altopiano dei Sette Comuni. Le immagini che vi proponiamo oggi sono altamente spettacolari, soprattutto per la quantità di neve che ricopre l'altopiano dei Sette Comuni, appunto. Siamo ad Enego, lo vedete dalle immagini, in provincia di Vicenza, per la 42esima edizione della Gran Fondo di Sci Nordico in Tecnica Libera Marcia Bianca. Enego è considerato il paradiso dello sci di fondo e offre ben, pensate, 200 km di piste immerse in uno splendido scenario con un ottimo innevamento per tutto il periodo invernale, grazie anche alle basse temperature notturne della piana di Marcesina. E proprio dal centro fondo di Enego, a quota 1300 metri, è situata la zona logistica della Marcia Bianca, che si divide in due competizioni, la short di 25 km e la classic, chiamiamola così, di 50 km. Si stanno preparando i fondisti iscritti alla gara di 25 km. La prima a partire sono le 9:15 in punto, partenza. Tra gli iscritti anche Sergio Rigoni, l'atleta asiaghese, che sicuramente avrà buone chance di vittoria. E con me a commentare la gara di oggi c'è anche Giulia Francescato, che è collaboratrice del direttore di pista, al quale vorrei chiedere innanzitutto come si preparano e quanto tempo richiede la preparazione della pista, di questa pista. Salve a tutti. E mi presento, appunto, sono la collaboratrice di Roberto Caregnato, il nostro direttore di pista, e assieme a noi c'è stato Matteo Dalla Palma. Il lavoro di preparazione, appunto, è un lavoro lungo, che richiede parecchio tempo e che richiede necessariamente il prezioso contributo del centrofondo Enego con i propri mezzi e con il proprio personale. Giulia, ti interrompo perché sta per partire la gara di 50 km, questa è la canadese Karen Messinger, esperta biatleta classe 1983, in questa inquadratura invece Simonetta Carbonio dello Sci Club Valle Pesio, insieme al marito Roberto De Zolt. Ecco Roberto che si scalda prima di affrontare la sua gara. Roberto, tra l'altro, è anche un ottimo organizzatore. Tutto è pronto per lo start, sarà dato alle 10:30, partita la 42esima edizione della Marcia Bianca nel suo classico percorso di 50 km. Giulia, come continua il lavoro di tracciatura delle piste? Il lavoro di tracciatura viene eseguito in più serate, quasi sempre, appunto, si esce di sera quando la neve è più fredda per poter battere le piste in condizioni ottimali, e ovviamente il tempo anche in questo non dà sempre man forte, in quanto, appunto, se nevica o le condizioni non sono, appunto, delle migliori, bisogna continuare a ribattere ancora più del previsto. Primi chilometri di gara, con me c'è anche Mirko Ceccato, atleta di casa di Enego del CS Bassano. Mirko, ci vuoi illustrare innanzitutto il percorso? Cosa troveranno gli atleti? Gli atleti troveranno un percorso abbastanza duro, primi chilometri pianeggianti fino al quinto chilometro, poi comincerà un saliscendi verso la zona di Campocavallo. E poi, Mirko, c'è il ritorno verso Marcesina, ma intanto tra la gara donne è appena transitata la forte atleta veneta Simonetta Carbonio e ora in seconda posizione, questa è la svizzera, Lucia Lavesteiner. E siamo appunto adesso nella piana di Marcesina, tantissima la neve caduta che lascia vedere solo una parte degli alberi. Gara di 25 km, intanto subito in testa con il pettorale 201 Sergio Rigoni, appunto atleta di Asiago del gruppo sportivo Fiamme Oro Moena. Secondo e terzo posto per, in ordine, Andrea Stella, pettorale 183 del Ski Nordico Torino, e Igor Curletto, Sci Club Valle Pesio, con il pettorale 195. Il loro distacco dal primo è di oltre 3 minuti. Quarto, con il pettorale 213, è Matteo Panozzo dell'Unione Sportiva Asiago Sci. Quinto, Tullio Malgratti, pettorale 204 del Sci Club Ubi Banca Goggi. E poi c'è anche Matteo Carli con il numero 206 del Gruppo Sportivo Alpini di Asiago. Quindi tanti atleti dell'altopiano dei Sette Comuni oggi qui a gareggiare ad Enego.
La tantissima neve rende l'ambiente di Marcesina fiabesco, panorami veramente di estrema bellezza. Decimo chilometro, siamo sempre alla gara di 25 chilometri, non ha cambiato nulla al comando. Ancora in testa con il 201 l'atleta asiaghese Sergio Rigoni del gruppo sportivo Fiamme Oro Moena, che in questo tratto si appresta ad entrare tra i boschi. Passano altri tre minuti per vedere il passaggio del secondo e del terzo concorrente, che sono ancora Andrea Stella e Igor Curletto. Passiamo con le nostre immagini alla gara sui 50 chilometri. Mirko, dove siamo ora? Qui siamo circa il 20° chilometro, poi troveranno ancora due belle salitine abbastanza dure, poi verso la zona un'altra salita, la polveriera di 3 chilometri, e ancora e poi in su immersi nel bosco e giù verso la zona della barricata. È appena transitato il gruppo di testa con il trio della Valle Pesio a tirare, ossia Giovanni Gerbetto, Marco Pellegrino e Fabrizio Faggio, mentre da sottolineare è l'assenza nel gruppo di testa di Roberto De Zolt a causa della rottura di un bastoncino al 10° chilometro. Gara donne, in testa Simonetta Carbogno, pettorale 915, la forte fondista bellunese, è alla sua prima esperienza di gara su un percorso di 50 chilometri e sembra davvero cavarsela molto bene. In seconda posizione, con il pettorale 912, la svizzera Lucia Lavesteiner, che prende al volo il rifornimento. Terza è sempre la canadese Karen Messinger. Con la nostra sintesi siamo al 32° chilometro, siamo a Rifugio Barricata, dove è posto il secondo ristoro. Tanta neve anche qui. Intanto il duo di testa sono sempre loro, Giovanni Gerbetto e Matteo Pellegrino del Sci Club Valle Pesio. I due ci sembrano ben decisi a non mollare le prime due posizioni di gara, infatti, e continuano con un ritmo molto veloce, vero Mirko? Sì, patinano bene, vanno via sciolti, adesso troveranno una lunga discesa, poi una slitta di 3 km e poi ritorno sulla piana di Marcesina. Terza posizione per Fabrizio Faggio, Sci Club Valle Pesio, pettorale 395, e quarto Stefano Carrara con i 416. Intanto abbiamo visto allontanarsi la testa della corsa. Quinta posizione, lo stiamo vedendo adesso, l'atleta di casa leneghese Mirko Ceccato del Centro Sportivo Bassano. Mirko, non hai preso il rifornimento? Beh, il rifornimento non ho bisogno, perché ho una persona speciale con me, c'è mio padre Gino, che mi accompagna durante il percorso e mi dà da bere. Sesto posto per Ettore Bollatti del Ski Nordico Torino, dietro di lui Luca Giovannelli e Lorenzo Andreolli con il 413. Ma ora un attimo la linea alla pubblicità. Con le nostre immagini siamo ora alla zona di partenza, a Rifugio Valmaron, dove sta per arrivare la gara short di 25 km. La telecamera intercetta il primo atleta, si tratta di Sergio Rigoni, che si appresta a tagliare il traguardo tutto solo. Ed è proprio lui, l'atleta delle Fiamme Oro, Sergio Rigoni, a vincere la versione corta della 42esima edizione della Marcia Bianca. Il suo tempo è 1 ora 5 minuti e 35 secondi. Un bel tempo, mi pare, Mirko. Sì, è vero, un tempo ottimo per 25 chilometri. Mirko, ti interrompo perché c'è lo sprint per il secondo gradino del podio fra Andrea Stella dello Ski Nordic Torino, pettorale 183, e Igor Curletto, Sci Club Valle Pesio, alla meglio Andrea Stella. Terzo posto per Igor Curletto dello Sci Club Valle Pesio. I due arrivano con 5 minuti di ritardo. Gara femminile, vince Isabel Mauri, chiude in 1 ora, 26 minuti e 7 secondi. Attendiamo la seconda, secondo gradino del podio per Claudia Ludwig, che giunge al traguardo dopo, pensate, 28 minuti dalla prima. Comunque, complimenti anche a Claudia. La soddisfazione di Claudia le si legge in volto. Terza a tagliare il traguardo è Nadia Stefani del gruppo sportivo Alpini Zanè. Il suo tempo è di 1 ora, 55 minuti e 35 secondi.
Ma torniamo con le nostre immagini sul percorso della gara a 50 km, siamo al 30° chilometro, rifugio Barricata, mancano 20 km di gara. Gara femminile è sempre Simonetta Carbonio, l'abbiamo appena vista in testa, vedete scortata sempre dal marito Roberto De Zolto, che purtroppo ha dovuto rinunciare a stare con i primi perché, come dicevo prima, ha rotto il bastoncino. Seconda posizione per la svizzera Lucia Lavesteiner, viaggia con circa 10 minuti di ritardo su Simonetta Carbonio. Lucia in questo tratto leggermente in discesa rallenta e ne approfitta anche per prendere il rifornimento e per ricaricare le batterie. La gara è ancora lunga, mancano ancora 20 km all'arrivo mentre la svizzera si allontana e si appresta ad intraprendere l'ultima parte del percorso che la porterà a Valmaron. Terza è la canadese, la biatleta Karen Messinger, staccata di circa 3 minuti dalla Svizzera. 40° chilometro, andiamo a intercettare la gara maschile, è già transitata la coppia di testa formata dagli atleti del Sci Club Valle Pesio, Giovanni Gerbotto e Matteo Pellegrini, e passano ora con quasi 3 minuti di ritardo Fabrizio Faggio, sempre della Valle Pesio, dietro di lui in quarta posizione Stefano Carrara. Intanto andiamo a intercettare i primi, mancano poco più di 4 km all'arrivo, li vediamo in lontananza. Mirko, queste sono le ultime asperità del percorso. Sì, qui siamo sull'ultima asperità sulla Val Brutta. E vediamo la testa della corsa, eccoli Giovanni Gerbotto e Matteo Pellegrino che stanno affrontando le ultime asperità del percorso, ormai li aspetta la lunga discesa verso la Valmaron dove è posta la zona di arrivo. Terzo posto per un altro atleta dello Sci Club Valle Pesio, si tratta di Fabrizio Faggio, lo vediamo con il pettorale 395. Che ha staccato il suo compagno di Ventura, che è stato fino a poco fa Stefano Carrara. Vediamo, parte il cronometro, vediamo quanti secondi. Ecco Stefano Carrara, in questo istante il cronometro è partito e segna un ritardo di oltre un minuto. Quanto manca? Stefano Carrara ci sembra un po' affaticato, no Mirko? Sì, guarda, adesso sta per terminare l'ultima salita. E quinto posto per il nostro ospite Mirko Ceccato del Centro Sportivo Bassano. Mirko, anche per te queste sono le ultime fatiche. È l'ultimo metro di questa salita, poi c'è un piano e l'ultima discesa e sono arrivato. Sesta posizione per il 362 Ettore Bollati dello Ski Nordico Torino. Mirko manca veramente poco, mi sembra che più che a recuperare posizioni si pensi ad arrivare. Ormai sono i giochi sono fatti. Con le nostre immagini andiamo ora all'arrivo, tutto è pronto per accogliere il vincitore di questa 42esima edizione della Marcia Bianca. C'è anche il sindaco di Enego, Fosco Cappellari, ad attendere la conclusione. Eccoli, sono sempre loro Matteo Pellegrino e Giovanni Gerbotto, entrambi del Sci Club Valle Pesio. Mancano veramente poche centinaia di metri, sono appaiati, nessuno dei due tenta lo sprint, si guardano e scelgono di tagliare il traguardo insieme. Sono Giovanni Gerbotto e Matteo Pellegrino che fermano il loro tempo a 2 ore 10 minuti 53 secondi e vengono incoronati entrambi vincitori di questa edizione, la 42esima della Marcia Bianca. Terzo posto per Fabrizio Faggio, anche lui dello Sci Club Valle Pesio, che giunge dopo un minuto dai compagni di squadra. Un podio oggi tutto dedicato allo Sci Club Valle Pesio. E al quarto posto arriva Stefano Carrara. Il suo tempo è di 2 ore 14 minuti 02 secondi, che ci sembra abbastanza stremato. Si sdraia per terra e fa molto faticato. Quinto è Ettore Bellati dello Ski Nordico Torino, che ha superato negli ultimi chilometri il nostro ospite Mirko Ceccato. Peccato Mirko, ecco Mirko che arriva sesto a braccia alzate.
Ecco, peccato perché negli ultimi 300 metri mi è passato il mio avversario e sono arrivato sesto, ma va bene lo stesso, sono contento. Il tuo tempo, Mirko, è di 2 ore 15 minuti e 35 secondi, comunque è una bella soddisfazione. Torniamo ora sul percorso di questa 42esima edizione della Marcia Bianca. Mancano poche centinaia di metri anche per la conclusione della gara femminile. Simonetta Carbogno è sempre in testa alla gara donne. Ultime sciate in tecnica skating per la brava Simonetta. Ecco la ripresa dalla telecamera mobile posta sulla motoslitta. La brava Simonetta termina la sua gara in 2 ore, 30 minuti e 1 secondo. Pensate, questa era la prima volta che l'atleta bellunese affrontava una gara sulla distanza di 50 km. Un buonissimo tempo per 50 km, una donna è un buonissimo tempo. Aspettiamo la seconda, ultime sciate anche per Lucia Lavesteiner, la Svizzera, ha un ritardo circa di oltre 11 minuti su Simonetta Carbogno. La vediamo intraprendere l'ultima discesa che la porterà a tagliare il traguardo. Ed eccola qua che taglia appunto il traguardo in 2 ore 41 minuti e 15 secondi. Bravissima anche la Svizzera. Al terzo posto arriva la forte biatleta canadese Karen Messinger, il suo tempo è 2 ore 44 minuti e 41 secondi. Con me anche Lara Galvan, assessore al turismo di Enego. Lara, manifestazioni di questo genere hanno bisogno soprattutto del sole, e oggi l'abbiamo avuto, ma anche dell'aiuto di tutti sul territorio. Sì, certamente c'è bisogno soprattutto dell'aiuto di tutti e in particolare i nostri sponsor che ci hanno dato una grande mano, come il caseificio Monti Trentini di Finco Gianfranco, la Cassa Rurale Valsugana di Tesino e ETRA, e dopo tutti i piccoli sponsor naturalmente del nostro territorio. Un ringraziamento particolare va anche ai nostri confinanti, l'amministrazione comunale di Grigno, i vigili del fuoco di Tezze e tutti quelli che hanno collaborato con noi, dall'ufficio gara all'ufficio agli responsabili dei ristori e a tutti quelli che ci hanno dato una mano. Grazie, grazie a tutti e soprattutto anche ai nostri atleti. Enego è una bella piana da percorrere e da godersi sia d'estate che d'inverno. Ora la parola ai protagonisti, iniziamo con Simonetta Carbogno. Sono contentissima del risultato, sono partita agitata perché è la prima volta che faccio una 50, non sapevo come reagivo fisicamente a una distanza così lunga, ho cercato di tenere un ritmo medio da averne fino alla fine. Sono partita un po' decisa perché ho visto che ne avevo una ragazza dietro, ho detto, non la conoscevo, ho detto vediamo, poi non l'ho più vista, continuavo a chiedere a qualcuno se la vedevano arrivare, ma la pista bellissima, finalmente mi sono vista un po' il panorama perché gli altri anni c'era sempre brutto tempo, però sono contenta, è una bella soddisfazione. Bellissima gara, soprattutto bellissimo, bellissimo posto, bellissima pista, pista varia e niente, abbiamo fatto la gara insieme e abbiamo subito guadagnato, ai 10 km c'è stato uno scatto, abbiamo guadagnato un vantaggio sui secondi e poi siamo andati via regolare insieme, abbiamo mantenuto il vantaggio fino alla fine e è andata bene così. Gli avversari, qualcheduno lo conosciamo già perché sono compagni di squadra. Però sono forti anche loro, peccato per Roberto che ha rotto un bastoncino al 15° chilometro e Faggio invece era un pelo staccato, era con un altro ragazzo, quindi non è riuscito a stare subito con noi e poi allora noi abbiamo cercato di mantenere questo vantaggio per non far rientrare nessuno e lavorando insieme si lavora meglio. Sindaco, con lei volevo parlare un'opportunità anche per far conoscere questo splendido territorio, non solo agli sportivi. Questa è una manifestazione che io apprezzo moltissimo anche perché, come dicevo prima, caratterizza un attimo anche la mia vita da amministratore.
che è breve, però è caratterizzata da questo aspetto. Io credo molto nella mobilità dolce, in un tipo di fare turismo che ripercorre i vecchi tratturi, i vecchi sentieri, eccetera, con un tipo di sport, con tipi di sport come questo, che non fanno uso di motori, ma che vengono utilizzate le ciaspole, vengono utilizzate le racchette per fare il north walking, gli sci da fondo, gli sci alpinismo, eccetera, perché credo che il tipo di turismo che sta venendo avanti sia proprio questo, quello che è rispettoso della natura, è rispettoso del nostro ambiente e di tutto quello che abbiamo, di quel molto che abbiamo. Parlo da molto tempo di marketing territoriale. Per far conoscere il nostro territorio ci vorrebbe un approccio al turismo un po' diverso da quello che abbiamo portato avanti sino ad oggi. Ci vorrebbe un approccio che vedesse l'altopiano che lavora tutto quanto assieme e non solo il paese di Enego, il paese di Rozzo, il paese di Asiago, eccetera. Per fare questo ci vuole un progetto comunitario, ci vuole un marchio d'area, ci vuole un progetto che coinvolga tutti i comuni, che li riconduca in un unico territorio, come possono essere le Cinque Terre, l'Alta Badia, eccetera, con un marchio d'area che lo contraddistingua, e vendere il nostro prodotto in un modo diverso da quello che è stato venduto sino ad oggi. L'amministrazione comunale di Enego è in prima linea per l'organizzazione della 42esima edizione della Marcia Bianca, un'edizione di successo baciata anche dal sole. Dobbiamo ringraziare soprattutto il volontariato, perché in questa manifestazione il volontariato è essenziale, altrimenti i costi non si potrebbero sostenere, diciamo. Ecco, e in primis ci sono un sacco di gruppi, ringraziamo i giovani, il gruppo I Love Enego, la Proloco, l'amministrazione comunale, gli alpini, ci sono dopo tantissime altre organizzazioni che hanno dato una mano a questa manifestazione, il centro fondo, il rifugio Barricata, il rifugio Marcesina e tanti altri. Ecco. E con questo da Enego è tutto, ringrazio i miei ospiti, la Marcia Bianca vi dà appuntamento all'anno prossimo. Nuovo appuntamento con la serenissima Coppa Veneto Zero Wind News. Manca davvero pochissimo all'inizio della stagione 2014 e della Coppa Veneto. Sicuramente vi starete già allenando per partire in gran forma. In gara ed in allenamento ricordatevi sempre di portare con voi un giubbino antivento che può essere utile specialmente nelle gare primaverili. Siamo stati in casa Zero Wind per conoscere i segreti del tessuto tecnico. Le caratteristiche principali sono il fatto di essere molto leggera, la membrana misura solo 5 micron di spessore, pensate, è praticamente inesistente, e le caratteristiche principali sono quelle di essere impermeabile, di essere traspirante e di essere antivento, tre caratteristiche che sono basilari per la realizzazione di capi sportivi e nel caso particolare del ciclismo sono addirittura fondamentali in caso in cui il ciclista si trovi ad affrontare situazioni di pioggia o di vento, quindi avverse nello svolgere l'attività. Il ciclista deve avere con sé un indumento protettivo quando esce con situazioni di tempo non belle. E d'inverno invece questo lo aiuterà a godersi la sua attività sportiva, che sia un'attività di race o di training, in tutta tranquillità e restando asciutto e traspirando. Vorrei andare in laboratorio per scoprire insieme come funziona la membrana. Vi farò vedere come traspira il tessuto adesso applicato alla nostra membrana. Il tessuto adesso sta assorbendo l'umidità, quindi il sudore dell'atleta, e tramite questo specchietto verificheremo il passaggio del sudore. Vediamo ora la tenuta della membrana all'acqua. Appoggio il tessuto all'apparecchiatura, che ripeto, al suo interno dell'acqua. Azionando la pompa, spingerò l'acqua dal basso verso l'alto. Come vedete,
l'acqua non passa. Il news si chiude qui. Vi ricordo che la serenissima Coppa Veneto Zero Wind partirà domenica 9 marzo a Bardolino con la Bardolino Bike.